Allora, oggi voglio darvi un'idea su come utilizzare dei glitter che vi avanzano, perché io sono sicura che tutti abbiamo dei glitter nella nostra makeup collection, ma non solo, che ci avanzano, perché li abbiamo comprati, sono carini, ci attiravano tanto perché erano tutti luccicanti, poi però non li usiamo mai e quindi stanno lì nel cassetto. Io ho pensato, io tra l'altro, oltre ad avere ben 4 glitter MAC, mi sono presa da Artesa anche questa scatola che contiene ben 54 jar di glitter, perché ok, io ho pensato di utilizzarli anche per i disegni. Sono comunque atossici, vanno bene anche per il make-up e quindi mi sono presa questa jar enorme e questi sono i glitter che io praticamente ho già utilizzato per questa cosa che vi farò vedere. Li tengo fuori perché almeno utilizzerò un po' tutti appunto i glitter senza che riuso magari sempre gli stessi. Comunque qui ce ne sono veramente una varietà infinita, dal bianco al nero, tutte le sfumature. E praticamente la mia idea è quella di utilizzare questi glitter per ravvivare o comunque per fare delle manicure un po' particolari. Io per esempio ho questo smalto di Illa Masca che mi piace tanto perché ha queste pagliuzze scure, però come vedete è un colore un po' smorto, soprattutto sulle mie mani che sono veramente molto pallide, cioè non viene esaltato lui, non mi esalta le mani, ok, però è carino. Quindi perché non ravvivarlo con i glitter? Io ho scelto di utilizzare questi ton sul ton quasi azzurrini, che comunque sono un pochino più vistosi. Ecco, non li avevo proprio mai ancora utilizzati e quindi per questa cosa ci servirà uno smalto, dei glitter, un contenitore per raccogliere i glitter e un pennellino per poterli poi rimettere nella loro custodia. Credo che la mia idea si sia già capita, è molto semplice. Quindi io non faccio altro che stendere il mio smalto e come primo step faccio una passata su tutte le unghie. Ok, una passata fatta e come vedete è veramente un colore smorto. Quindi in occasione della seconda passata utilizzeremo i glitter. Quindi in questo modo andremo a ravvivare uno smalto che non ci piace molto. Modificando, cambiando il colore dei glitter, possiamo anche cambiare colore allo smalto senza bisogno di comprare altri smalti. E inoltre abbiamo anche il vantaggio che lo smalto ci durerà di più, perché ci sono quegli smalti che durano veramente poco anche se ci mettete sopra il top coat. E quindi niente, vado semplicemente a riempirlo di glitter. È divertentissimo, è fantastico e una passata poi di top coat ed è fantastico, è divertentissimo. Io mi diverto tantissimo a fare questa cosa, ma veramente tanto. E in questo modo veramente riusciamo a utilizzare quei glitter che altrimenti stanno lì nel cassetto e niente, rimangono lì per sempre. E voilà! Troppo carino. Con il top coat sopra veramente sembra uno smalto senza bisogno di comprare altri smalti. Io le ultime 3 settimane ho sempre fatto così con lo smalto e ho usato questi e oggi però volevo un tocco di colore un po' diverso dai soliti colori e ho deciso quindi di fare questo azzurro. Ok, ci vediamo poi
per la fine. In questo modo riusciamo anche ad utilizzare magari uno smalto che non ci piace troppo e che sta lì, ci abbiamo magari anche speso dei soldi e però non lo mettiamo quasi mai. E invece in questo modo utilizziamo sia lo smalto e sia i glitter che altrimenti starebbero lì nel cassetto. Poi io, considerate, ne metto veramente tanti, ma si potrebbe fare anche solo tipo che si mettono in punta, tipo una French più o meno, oppure insomma metterli anche di meno. Io con i glitter abbondo e quindi niente, si crea appunto una manicure che a me dura una settimana. Io ormai l'ho provato, sono 3 settimane che li metto e 3 settimane, per una settimana lo smalto mi è durato. Anche gli smalti, quelli di Sia Te, che nonostante top coat, che non valgono veramente nulla secondo me, mi sono durati una settimana. E quindi niente, ora eliminiamo i residui e in eccesso e completiamo il tutto. A questo punto occorre una passata, diciamo, generosa di top coat per sigillare il tutto, e state tranquilli che non si muoverà nulla. Proprio potete andare tranquilli che non vi si muove. Ora, qualche glitter è normale che si perde, si stacca, insomma, quello poi dipende da voi, se cucinate o okay, che magari fate attenzione, mettete dei guanti, non lo so, però secondo me è un'idea geniale. Probabilmente vi sarà già venuto in mente, non lo avrete fatto perché vi sembra sciocca, però a me piace. Passata abbondante, mi raccomando. Comunque, facendo in questo modo, veramente è come comprarsi degli smalti in più, perché poi creando anche magari una base di un colore sopra ci mettete i glitter di un altro, anche in un modo non troppo eccessivo come li ho messi io, si creano delle combinazioni secondo me veramente particolari senza spendere ulteriori soldi. E voilà, ora vi farò vedere bene il risultato finale una volta che si sarà asciugato tutto e avrò tolto tutte le cosine in più. Ok, le mie unghiette sono pronte e secondo me sono carine. Almeno le mie mani non sembrano morte con questo colore assurdo. E comunque quello smalto non rimane lì inutilizzato, l'ho utilizzato, ho fatto secondo me una cosa che si nota, è carina, non lo so, fatemi sapere se la mia idea vi piace e se ci avevate pensato, e insomma fatemi sapere. E quindi niente, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!